poco, molto poco, anzi niente, l'uomo sapiente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. L'uomo sapiente. Negli episodi precedenti. Bella ragazzi e bentornati a questa puntata della storia del rock. Oggi parleremo degli anni 60. Ah, quindi devo parlare dei Beatles? Va bene, è la storia del rock, ma si parla dei Beatles, come non farlo? E poi, capirete, anche se non fanno direttamente parte del rock, ne sono indissolubilmente legate. I Beatles si evolvono da un gruppo skiffle di Lennon, del 1956, a cui si aggiungono McCartney e Harrison. Diventano famosi ad Amburgo, suonando un repertorio rock and roll tutte le sere. Che gavetta, eh? Con al basso Stuart Sutcliffe, che muore a 22 anni, e Pete Best alla batteria. Best verrà licenziato alla vigilia dell'incisione del primo disco dei Beatles. Questo lo farà diventare una bestia. Al suo posto, Ringo, People Star. E passiamo al rock propriamente detto. Il rock nasce in Inghilterra e non in America come ci si potrebbe aspettare. È infatti il blues alla maniera degli inglesi che si può esprimere senza riserve dovute ai problemi razziali. I Rolling Stone salgono al successo nel 1962 e sono anche il primo gruppo rock. Sono definiti brutti, sporchi e cattivi e sono contrapposti ai più rassicuranti Beatles. E vedi già che tornano i Beatles? Forse dovremmo farci una puntata. Devono il loro successo all'invenzione dei riff chitarristici ripetuti. Lo sapevi che il riff di Satisfaction è arrivata in sogno a Keith Richards? Si è svegliato ed è esclamato: è tempo di rockeggiare, baby. Te lo giuro, me l'ha detto mio cugino. Il loro nome, come avevamo già detto, deriva dalla canzone di Muddy Waters, Rolling Stone. Le differenze tra i Rolling Stone, i Cream, i Who, e chi più ne ha più ne metta, e gli altri musicisti inglesi, sono che le loro canzoni non erano imposte, e i ragazzi che cantavano non erano i bianchi, i belli, anzi erano vestiti malissimo. Sono i Beatles ad inventare l'album come lo intendiamo oggi, cioè non solo una raccolta di canzoni, ma i brani in esso contenuti sono simili per temi trattati e per sonorità. E l'America si fa attendere? Certo che no. Dopo che i critici nel 1965, avrete capito che tutto accade nel 1965, è infatti l'anno in cui i nati dopo la Seconda Guerra Mondiale diventano maggiorenni. Bene, i critici hanno definito il fenomeno col nome di British Invasion. La canzone simbolo della British Invasion è My Generation, degli Who. E anche Bob Dylan capisce che forse c'è da darsi una mossa. A dirglielo sono gli Animals, che fanno una canzone di cui Bob Dylan aveva fatto una cover a sua volta, ma in versione folk. Loro la fanno in versione rock. La canzone è House of the Rising Sun, che parlava di un bordello di New Orleans. Infatti ora tutti odiano gli Animals per questa cosa. Bene, Bob Dylan, arrivando direttamente dal folk, inserisce anche testi politicamente impegnati, oltre che una chitarra distorta. E sarà proprio Bob Dylan a dare una svolta ai Beatles. Li introduce infatti al consumo di marijuana in un incontro del 1964. Definisce i loro testi banali e li spinge a scrivere testi più personali. E sbam, i Beatles incidono Yesterday. Non nel senso che l'hanno incisa ieri, nel titolo della canzone Yesterday. Va bene. Capite niente. E sbam, passiamo direttamente al 1965. Il mercato musicale in quegli ultimi 7 anni era cresciuto del 138%. Questo è dovuto al fatto che si diffondono giradischi e radio nelle case degli inglesi, non ovviamente nelle case degli italiani. E il 1966 è un anno importantissimo. Sì, sono tutti anni importantissimi. Ma quell'anno escono Blonde on Blonde di Bob Dylan, che è un doppio album, e Aftermath dei Rolling Stones. Si intuisce che i musicisti si drogano. Iniziano infatti ad uscire album psichedelici, ma ne parleremo nella prossima puntata. Nel 66 nascono anche i Cream, chitarra, basso e batteria, uno più bravo degli altri. Per Londra iniziano a comparire le scritte Clapton is God. Clapton rimarrà comunque un chitarrista blues, e con i Cream inizia anche l'era degli assoli lunghi, talmente lunghi che ancora non sono finiti. E siamo già al 1967.
Jimi Hendrix registra i Joe, ma è anche l'anno del primo importante festival di musica, il Monterey Music Festival, che si tiene nei pressi di San Francisco. Qui viene incisa la canzone di Scott McKenzie, San Francisco appunto, e c'è la definizione dell'estate dell'amore. È del 67 anche la prima trasmissione satellitare, non a scopo sperimentale. I Beatles eseguono All You Need Is Love, mentre in studio con loro ci sono i Rolling Stone, nemici di sempre. Un quadro idilliaco, se non fosse che proprio quel maledetto 25 giugno muore il manager storico della band di Liverpool. Da quel giorno in poi non ci sarà niente da fare. Il declino è imminente. Tra l'altro, avete mai fatto caso che liver vuol dire fegato e pool piscina? Sebbene i Bee Gees non ci credano ancora, incidono infatti Gotta Get a Message to You, che ricalca lo stile dei Beatles dei primi anni 60, il rock classico come lo conosciamo sta per finire. I Rolling Stone prendono strade diverse incidendo Sympathy for the Devil, i Jethro Tull pubblicano l'album Stand Up, primo album prog, ma vi sto spoilerando la terza puntata, meglio fermarsi. Ci sono ancora due importanti avvenimenti negli anni 60, il Festival di Woodstock, che si svolse in una piccola città rurale dello stato di New York, dal 15 agosto al 18 agosto del 1969. Furono 3 giorni di musica e droga, molta droga, tantissima droga, ma incredibilmente nessun morto e nessuno scontro. Tutti strafatti, cosa volevano fare? Ci sarebbe da fare una puntata anche solo su Woodstock, vabbè. Riassumendo comunque, affluirono 500.000 persone, secondo gli organizzatori, 24 persone secondo la questura, un pesce e due pani secondo Giovanni. Parteciparono Creedence Clearwater Revival, Hendrix, Santana, ma incredibilmente, cioè non incredibilmente... è abbastanza ovvio, nessun esponente afroamericano, tipo Aretha Franklin o Stevie Wonder, e capirete bene il perché. Se credete che questo sia il festival più importante della storia, probabilmente non conoscete il festival di Altamont. 4 mesi dopo Woodstock, i Rolling Stone organizzano un nuovo festival, siccome a Woodstock non c'erano stati, perché erano rimasti chiusi nell'autolavaggio, avevano il gomito che faceva contatto col piede, le papille gustative interrotte, o semplicemente non erano stati invitati. Non ebbe lo stesso successo di Woodstock, ma la sua importanza è dovuta al fatto che è il punto di svolta del rock classico. Il nome di Altamont rimarrà sempre associato a quello di Meredith Hunter, un 18enne di colore accoltellato a morte dalla sicurezza a pochi metri dal palco, dopo aver estratto una pistola in mezzo al pubblico. La ricostruzione dei fatti avvenuta durante il processo afferma che Hunter, visibilmente alterato dalla droga, si fece largo tra il pubblico e, armato di pistola, esplose un colpo, per venir poi immediatamente respinto dal palco e mortalmente ferito a coltellate. L'omicidio venne accidentalmente filmato in diretta e apparve nel film Gimme Shelter. Gli uccisori furono quelli della sicurezza ed erano chiamati Hells Angel. Questo perché erano proprio delle brave persone, facevano parte infatti di un grande gruppo motociclistico americano. Ciccioni su Harley, yeah! So that new album that's coming out.